danza, di musica, di costume e di moda, qual è stata l'idea o ciò che l'ha spinto a scrivere questo problema? Il libro nasce come idea all'incirca 20 anni fa ed è una ricerca, un'attività che ho fatto poi in tutta Europa con l'obiettivo di poter recuperare quei manuali che venivano utilizzati nel corso del XIX secolo per poter far ballare prima solo i nobili, poi anche i borghesi nelle grandi feste di corte, quelle prestigiose, quelle che magari sono anche le più ambite in assoluto. Il libro è un libro pubblicato per l'Armando Guccio Editore che ha due CD al proprio interno, un ricco apparato iconografico e ovviamente all'interno parlo di moda, di danza, di relazioni interpersonali, ancora di rapporti ovviamente legati anche alla storia dell'epoca, con un riferimento che va dal tardo Settecento fino all'inizio del Novecento, il tutto per poter far sì che la condivisione di grandi atmosfere come quelle di Via col Vento e di Gattopardo potessero trovare anche nel pubblico dei lettori un nuovo spiccato interesse. Ma lei, uomo contemporaneo, come si sente quando danza con queste damine dell'Ottocento? Io, uomo contemporaneo che vivo l'Ottocento, mi diverto un sacco quando ballo le danze del XIX secolo, anche perché ho la sensazione che si possa attualizzare un percorso che sembra solo appartenere al passato. D'altronde, se facciamo una riflessione intorno ad esempio ai grandi successi dei film che vengono ritrasmessi in televisione a tutt'oggi, se facciamo riferimento anche all'audience delle fiction a tema storico, ci rendiamo conto come in realtà non è una cosa legata al passato questa, ma è una cosa che, se vissuta con gusto, con eleganza, con divertimento, può essere indiscutibilmente espressione anche adatta alla contemporaneità. Allora, questo libro io lo porterò nelle nostre lezioni all'università e avrà, sono sicura, un grande successo. Come lei vede questa iniziativa? L'iniziativa universitaria è certamente interessante per tante ragioni. Sono oramai vari anni nei quali ho avuto l'occasione, prima a Bologna e poi a Roma, di poter insegnare le cose legate alla danza e soprattutto gli argomenti attinenti all'Ottocento a prescindere da questo libro. E non c'è dubbio che adesso invece, grazie a questo volume, c'è la possibilità che, oltre agli appunti che di solito gli studenti prendono a scuola, qui possano avere un promemoria ricco di riferimenti che sono il frutto di questa mia ricerca ventennale. Grazie.